Allora, io di variante brutte ne ho viste nella vita, ma questa, raga, fa veramente ribrezzo. Bella ragazzuoli, bentornati sempre qui dal Cap, sempre su Marvel Snap. Come state vedendo, sto iniziando a rankare piano piano, con calma, senza che nessuno mi scassi il cazzo, per il semplice fatto che sto provando dei mazzettini veramente interessanti, come quello di ieri. Abbiamo provato Omega Red, che si sta trovando una valida alternativa alla grande Miss Marvel. E magari dici tu, c'è chi ce l'ha perché l'ha trovata nel pass, c'è chi non ce l'ha perché non ha preso il pass, dici tu, vaffanculo, non ti regalo i miei soldi. Invece oggi proviamo un'altra carta che è stata revocata, ovvero l'Eli Carrier, l'Eli Velivolo, che adesso non ci aggiunge più solamente tre carte una volta scartata, ma riempie completamente tutta la mano di carte casuali. Quindi, cosa vuol dire questo? Quando si aggiungono carte, vuol dire che bisogna giocarlo col collector. Questa è un pochino particolare per il semplice fatto che abbiamo due carte che scartano, ovvero Blade e Lady Sif, per usufruire al meglio dell'effetto dell'Eli Velivolo. E più abbiamo Ghost Rider per riprendercelo e mettere un bel forza 10 che male non fa alla fin fine. Poi abbiamo tutte carte del collector, peccato per Loki che non va a dargli il buff al collector, ma per lui abbiamo inoltre Agente Coulson e Snow carte che alla fin fine fanno sempre il suo. Andiamo a provarlo. E tra l'altro, raga, io vi vorrei anche fare una domanda. Vi consigliate un mazzo con Super Giant? La sto testando in questo preciso momento, però boh, non lo so, non sto trovando dei mazzi che mi piacciono con lei, sai? Progetto Pegasus. Me coglioni. G8, a sto punto lo gioco di Carrier, scusami. Non è malvaggio come idea, intanto. No, aspetta, Zabu, giocalo qui. Ok, anche tu, Zabu. Rock Slide. Ok. Va bene così. Adesso mi dovrei aspettare un Dark Oak. Noi abbiamo Enchantress per questa cosa. Quindi teniamocela stretta sta cazzo di Enchantress. Poi Queen Jett e poi Agente Coulson. Giocamela ora il Dark Oak, frate. Bello anche Shang. Vabbè, ok. Era palese che ce l'avesse Shang. Ok. Ghost Rider. E a me che me frega di fare Ghost Rider? Posso fare Blade Ghost Rider? Così che prende Jane Foster Ghost Rider. Io qua metto la bellezza di 11 punti. Beta Ray Bill. Ah, ok. Ho capito. Possiamo dire di essere messi bene a destra. E lui è messo bene a sinistra, però. Oh, vedi, 17, ok. Ora, non credo che ti ha preso subito subito lo Stormbreaker, frate. Non credo proprio. Ci ho prio io adesso. Ci ho prio io e non ho niente da fare. Non ho niente da fare, molto semplicemente. Per il semplice motivo che te gioco. Cioè, questa è la cosa che posso fare io per fare più punti possibili qui. Qui ho perso. E qui ho perso. E qua faccio 2, 6, 9. Cioè gli bastano Jane Foster più Jeff. E sì, la Dent. Dent ugualmente. Eccola qua, Jane Foster. O sì. Dai, se ci avessi avuto prima ti avrei rotto, frate. Ti avevi rotto, avevo un'enchantress grossa quanto la tua faccia, frate. Ah sì, ma che cazzo fai? Ma cosa cazzo fai, Quinjet? Adesso, se mi fai la grazia di darmi subito Blade oppure Lady Sif, io te la posso giocare. Vogliamo vedere questo effetto di Eli Carrier? Sì. Oh, vedi. Lo vediamo. A sto punto non farei Snogert. Ma basta mettermi sti cazzo di destroy contro. Bello. Peccato che non ci abbiamo Collector. Perché pensando a un'ipotetica curva perfetta di sto mazzo, Quinjet il primo turno, Snowgard, Collector, Lady Sif su Eli Carrier e via, botto dei punti. Però giustamente la devi trovare la curva perfetta. Però intanto andiamo ad aggiungere 4 carte nella nostra mano, che non è male. Poi se non ci piacciono, siamo Loki e le switchiamo tutte. Che non sarebbe male visto che abbiamo il Destroy contro. Addirittura. Ok. E mi sa che lo faccio, Loki, sai? Addirittura. Non giochi adesso. Ok. Ci sto. Ora.
Dico, no? La cosa che mi viene in mente di fare è fare una death qui, accompagnato da questo e accompagnato da Hulkbuster. Poi, volendo, possiamo fare Arninzola qui su death, gli lasciamo prendere tutto con Knull e facciamo death in tutti e due i campi. Volendo. Vediamo come si svolge la situa. Perché penso che sicuramente lui me lo giocherà a death pure. No? Palese. Eccolo qua, Varadona. G-Venom. Ok. Oddio, aspetta un attimo. Perché posso fare così, così, così. No. Così. E così. No, fratello, ha preso Knull, dai, ha preso Knull, il 50% gli ha preso Knull, non ci credo. Vabbè, abbiamo perso, fratello, dai. Abbiamo perso. Cioè, se ti prende Knull col 50 e 50, fratello, io non so che cosa farti. Vado e lo faccio io ogni volta a giocarlo col Destroy, mi prende il cazzo di X23. Dici, bello finora il mazzo con l'elvevolo. Vabbè, che cazzo devo dire? Oh. Ho capito quello che dici tu, fratello, però, cioè, capisci che... Se già tu parti con Blade che scarti giganto. Mi serve come il pane la carta del raft. Allora fammi giocare Loki qua. Fammi giocare Loki qua. Dammi tutte le cartine che c'hai. Bello, bello, bello. Sì. Ok. Intanto io Magneto lo metterei qui. E metterei anche il cavaliere. No, il cavaliere non ha senso. Cavaliere, se vuoi, lo piazzo qua. Arninzola. Bello. Inutile. Inutile. G-Lock Joe. Eh sì, perché c'ha quattro carte. E che... No, oddio. Allora, non è detto che qui abbiamo perso, visto che c'è Dragon Luce a quattro carte e ci avrà sicuramente era da giocare. E abbiamo perso. Sì, abbiamo perso, la voglia. Però non è detto. E il problema è che io come vinco? Cioè, l'unica è che io faccio così, mi prende i carrier e via. Si ritira con calma, si ritira. Io non mi aspetto molto in questo mazzo, raga. Io voglio solamente che in un game mi succeda tutta la comba. Io sono contento così. Sono contento così. Qui in jet, subito. Adesso tu mi dai il collector. Giusto? No. Cioè, vedi, io non posso non giocare nulla con tutte queste carte che ho a costi bassi, capito? Lady Sif e Blade. Dov'è Lady Vayne? A farsi fottere. Juggernaut. Oh, vabbè, mi è comunque utile. Cioè, se vogliamo, no? E lì, carrier. Frate, io ca... Ho niente da fare, frate. Loki. Ok. E la allunghiamo, mi sa, a sto punto. La allunghiamo. Oddio, che allunghi. Aspetta un attimo. Doc Ock Daredevil. Che allunghi. Aprio lui, sì, aprio lui. Così facendo me lo ripesco in mano il Doc Ock. Aspetta un attimo. Ragiona, ragiona, ragiona con calma. Ma che fai, pazzo? Ma che fai? Mettigliele qui, vai. Bello. Godo. Con calma. Che mi metti? Killmonger, non mi interessa. Ora abbiamo il doc da fare, che io farei. E farei il Juggernaut. Poi se c'ha l'Iot io prendo e mi abbraccio, non c'è niente da fare. Non può giocare lo Goblin perché giustamente non gliel'ha copiato su Basket di Clonazione. Che può avere sto ragazzo? Che può avere? Ora se c'ha l'Iot io bestemmio, vai. Io penso che solamente con l'Iot vince questo ragazzo qui. Sì? Grazie. Fenomeno!
Allora, come state vedendo, raga, il mazzo brick che è un piacere. A questo punto ci serve Loki. Cioè, come avete visto, con Loki abbiamo ribaltato la partita. È stato pure una combo di location e di carte che c'era l'avversario, perché Lokok ci ha salvato il game. Allora, io ripeto sempre, quando facciamo questi mazzettini così, che non sono meta, sono un po' così per provare le carte, che si perdono i game, raga, normale. È normale per il semplice fatto che non può mai essere meta una cosa del genere, non ti può mai far vincere tutte le partite. Cioè, a meno che Loki non fa un lavoro eccelso, come abbiamo visto nell'ultimo game. Cioè, nel senso, raga, la cosa brutta di Elipeivolo è, come avete visto nel corso dei game, ci capitavano sempre le carte da scartare, la carta di Ghost Rider è mai quello che dovevamo scartare o viceversa, capito? Quindi è un gran peccato per il grande Ricari. Vabbè, ci rifaremo, avremo modo di riprovarlo ancora in questa season, il grande Elipeivolo. Magari con il Devildino.